Non c'è dubbio che la pandemia ha messo in evidenza ancora di più, in maniera drammatica, alcune carenze dal punto di vista organizzativo e funzionale dell'intero sistema sanitario del nostro Paese. In questo contesto ha dato il via, ha dato un'accelerazione incredibile, e per fortuna che c'è stata questa accelerazione, di riformare il modello organizzativo funzionale dello Stato, cioè dalla parte che riguarda il Servizio Sanitario Nazionale. E uno dei momenti più qualificanti che può dare veramente una svolta definitiva è la digitalizzazione dell'intero sistema, cioè con la telemedicina, con la medicina robotica, con la medicina di previsione. E quindi la digitalizzazione, che sarà attuata attraverso il fascicolo sanitario in particolare, grande conquista anche questa nel momento in cui potremo avere come operatori questo dato, questo fascicolo sanitario è importantissimo perché consentirà in via immediata, insieme all'anagrafe dell'assistito nazionale, in seguito a una serie enorme di riforme collegate. Peraltro la Puglia, insieme alla Regione Lombardia, è capofila di questo grande progetto del fascicolo sanitario. E il futuro dovremo cercare quanto prima di farlo diventare presente. Avremo un servizio sanitario regionale e nazionale di grande efficienza nel momento in cui metteremo in rete e nel momento in cui tutto sarà digitalizzato. Tanto l'occasione c'è irripetibile, perché penso che non avremo mai più, per esempio come la Regione Puglia, un finanziamento di oltre 650 milioni di euro. In più si aggiungeranno anche risorse PONNO, che dovranno servire a ridurre le differenze su alcuni temi assistenziali che riguardano le regioni del nord e le regioni del sud, quindi sono misure straordinarie, già finanziate, molto importanti. Non penso che nel prossimo futuro dei 20 anni possa esserci un'occasione così importante con tanta dotazione finanziaria a disposizione. Se dobbiamo essere capaci tutti di non far diventare questa grande occasione una piccola occasione o perderla ancora una volta, dissiparla, la Regione Puglia ha già attivato tutto il programma, siamo pronti per, prima anche della scadenza, di sottoscrivere il programma, il contratto istituzionale di sviluppo, già tutto c'è preparato e predisposto per il nuovo progetto, quindi si tratta di partire e di realizzarlo entro il 2026.